Nando Gentile, grande campione del basket italiano, come ti è sembrata questa Grissin Money in questa serie contro Sassari, grande vittoria stasera e un'ipoteca forse sulla semifinale, anche se ancora la serie è ancora forse lunga, però vediamo. Sì, serie lunga, non facile, sappiamo tutti che Sassari fa tutto il contrario di tutto, quindi stasera ha fatto una buona partita, però dall'altra parte Reggio-Emilia ha la consapevolezza, una panchina molto lunga rispetto a Sassari e l'ha sfruttata bene fino alla fine. Abbiamo visto anche uno Stefano in crescita questa sera, ha fatto nel ruolo di guardia, e forse riesce a esprimere meglio anche il suo potenziale di gioco. Infortuni a parte chiaramente l'hanno penalizzato lungo tutta la stagione. Sì, solo questo è il problema, ormai i veri playmaker non ci sono più, quindi playmaker, guardia, l'importante è giocare. Ha giocato 5 minuti, ha dato quello che poteva dare, ha dato una scossa in un momento importante della partita, ha messo energia, ha fatto punti, speriamo di si riesca a trovare ancora qualche minuto in più. Ma noi riteniamo che comunque possa tornare utile, perché comunque la serie, i playoff sono lunghi e Menetti avrà bisogno di tutti. E anche oggi in conferenza comunque ha detto che Stefano potrà essere importante e finirà forse anche una partita facendola vincere. Quindi lo staff tecnico comunque lo tiene in considerazione. Sì, sì, lo spero. È chiaro che Stefano, se sta bene fisicamente, può fare grandi cose. Già vincendo la Supercoppa quest'estate ha dato un grandissimo contributo, ha avuto problemi fisici, ora sta molto meglio, chiaramente c'è bisogno di anche un po' di fiducia da parte di tutti, soprattutto un giocatore che è stato fermo un po' di tempo. E nell'altra serie forse più blasonato, comunque con il pronostico più incerto, Milano-Trento, e l'altro figlio Gentile, come, in che punto è con il rientro all'infortunio? Sta molto meglio, anche lui chiaramente dopo un infortunio così grave al dito non è facile, però sta bene fisicamente, già ieri ha giocato 15 minuti, 16 minuti e ha dato il suo contributo, anche in una partita molto difficile, anche perché Trento è una squadra che Milano ha sempre sofferto. Ringrazio.